Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita, seconda stagione. Ho finito di configurare e assemblare e installare tutto sul mio computer fisso e quindi adesso ho un computer mega power. No, comunque, detto questo, ho ripreso a registrare. Adesso OBS sembra non darmi più grandi problemi, anzi, sembra funzionare ben benino. Lo scorso episodio ci eravamo lasciati nel momento in cui io dovevo completare questa stradina, che appunto, come vedete, ho completato eccellentemente, se mi consentite di dire, e ho in più fatto tutto questo pezzarino qua, eccetera, eccetera. Ho messo le torce, trullala qua. Dobbiamo mettere delle fence che mi dimentico sempre. Queste sono di pino. Ok, quindi devo andare a fare un set di fence di fence di pino. Potrebbero farci un pezzo dubstep con questo intermezzo musicale. Fosse un canale con 1 milione di iscritti, di sicuro ce ne sarebbero già tipo 10 appena uscito il video. 10 pezzi dubstep con quel. Tra l'altro del pino ce l'avevo anche dietro. Vabbè, per fortuna ho preso queste che avevo già là pronte. E quindi andiamo a riparare. Com'è che era? Vai aggiustare sì con Bobsa. No, puoi aggiustarlo sì con Bobsa. Puoi farlo sì con Bob. Ta 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 ra pa pa pa. Se c'è un problema, noi tutti insieme, guidati da Bob, lo sistemeremo. Ma questo è un cartone di quando ero infante. No, non proprio, era già abbastanza grandicello all'epoca, però era un cartone vecchio. C'era Bob che aggiustava le cose. Com'è che erano le fence, però? Erano tipo i due bastoni e poi un bastone. Sì, cioè i due. Vabbè, l'ho detto in un modo un po' assurdo, però ok. L'importante è che ce le abbiamo. Allora, dall'altro lato mi sembra che ce l'avessimo tutte, era solo là il problema perché avevamo quel discorso di aver aggiunto della dirt e quindi doveva illuminarsi, che in realtà dovrebbe illuminarsi anche se c'è il pine sopra. Qua tra l'altro questo cobblestone non si è ancora fatta mossy stone, ma vabbè. Non so come mai, ma questo suono qua mi ricorda Untarned. I bei vecchi tempi di Untarned con Marco 88, chi se li ricorda? Però mi sto sovvenendo del fatto che non ricordo cosa avevamo in programma da fare oggi. Ah, forse era un po' che non andavamo in miniera, effettivamente. Potrebbe essere un'idea quella di andare in miniera, ma anche sto coso qua non si aggiorna più. Ehi, 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 aggiornati, aggiornati. Potrebbe essere un'idea, appunto, quella di andare in miniera, quella di fare una farm di alberi, quella di fare una stradina qua davanti. Forse potrebbe essere ancora una bella idea fare una stradina qua davanti, ma potrei farla anche off camera. Ah, credo però di non aver sistemato all'interno della galleria d'arte i. Qua tra l'altro come verrebbe? Così e poi gira qua. Sì, si può fare. Ma la scavo intanto per dare giusto un abbozzo, poi vediamo un po' come renderlo. Tra l'altro qua non so se lasciare l'erba o se mettere potrebbe essere carino mettere della sandstone intorno che stacca un po' di più, ma forse sarebbe poi un po' troppo artificiale. E poi no, si sposerebbe troppo con il legno di pino. Questo sono indeciso se mettere. No, mettiamo ancora la cobblestone là sotto e poi inizia il vialettino, diciamo. E appunto qua ci sarà poi il legno che andrò a piazzare poi off camera così non vi annoio troppo. Tra l'altro spero che questo video esca in tempo perché lo sto registrando tipo venerdì sera e non so se riesco a far uscire tutto per sabato.
Perché con il fatto che questa settimana ho dovuto assemblare il computer, installarci sopra i sistemi operativi, installarci sopra i programmi, copiare tutti i file di backup, i file dei video, configurare le impostazioni di Blender e tutto, e quindi boh, c'è da diventare pazzi. Comunque, detto questo, visto che è già passato tantissimo tempo, di sicuro andrei giù in miniera, abbiamo tutto quello che ci serve. Allora, un prospector ce l'abbiamo, ottimo. E dobbiamo trovare dei diamanti, tra l'altro, perché abbiamo minato quel diamante che serviva. Un mining drill, no, il tree tap non ci serve, e un piccone di scorta può sempre servire. Basta, credo. Sì. Mining drill MK3, trulala. Questo è l'ascensore, l'espa, sì. Ogni tanto mi confondo con l'altro. Tra l'altro, tra poco, scusate, torno un attimo al piano terra. Tra poco tornerà attuale la nostra casetta invernale. Polo Nord, vediamo un po' come l'avevano lasciato qua. Oh, che bellino! Tra un po' arriverà il momento per ripristinare questa vecchia casetta. Oh, mi fa già sentire il tepore dell'inverno. Cioè, il tepore del caminetto, cioè, vabbè. Torniamo a casa. E andiamo giù in miniera. Che faccio, dico mille cose, poi dopo mi perdo, non capisco più niente. Allora, in miniera. Sì, qua c'erano tutte le torce per dire: ehi, laggiù c'è un diamante, non spaccarlo. Io l'ho spaccato. Ma su cosa è impostato tra l'altro il prospector? Ah, è impostato su Diamond Ore. Ottimo, ottimo, così almeno possiamo trovarlo più facilmente. Allora, vediamo un attimo. Qui questo fa 7 per, fa 3 per. Allora, qua non c'è. Ok, qua non ce n'è. 1, 2. Tra l'altro queste sono a distanza di 2. Quindi potrei farlo ogni torcia, effettivamente. Mi state dicendo questo? Sì. Ma forse l'avevo messa apposta. Non mi ricordo più, sinceramente. Non mi ricordo più, Kaiser. Da quanto tempo è che non andavamo in miniera? Da troppo tempo. Tanto che, ecco, per esempio qua avevo scavato. Mi sa che qua non sto trovando niente perché c'ero già stato. E sto scaricando solo il coso a muzzo. No, infatti, voglio vedere, andiamo un po' più in là. Qua ancora ho scavato, qua c'è un. Ah, ecco, qua finiscono le torce, quindi direi che forse lì è l'ultimo pezzo in cui abbiamo scavato. L'altro non so se l'ho fatto off camera questo. Sì! Proprio dove ci eravamo fermati, mi ha trovato l'altro diamante. Questo lo lascerai però qua, vado. No, single node. Voglio un 3x3. Ok, però adesso toglimi questi tre intorno. No, 1, 2. Via, 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 via. Ok, andiamo a scavare un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Undici, 12, 13. Dell'oro. 14, 15. Eccocelo qua, eccolo qua. Vorrei scavare un attimo intorno per tenerlo a memoria. Ah, ce n'è più di uno, ottimo. Ottimo, proprio quello che volevo controllare per vedere se ce ne fosse più di uno da tenere in considerazione. No, quello è della tin. E vediamo se ce n'è uno più in giù. No, non ce n'è più. Ok, qua adesso vorrei lasciare un bel po' di torce per far capire sto giro meglio, magari. Ehi, c'è un diamante, vedi, c'è un diamante che hai tenuto là apposta, non distruggerlo, ok? Spero che sia un po' comprensibile tutto questo, del tipo: ehi, non spaccare quel diamante, ti serve per il prospector. Ok. Adesso possiamo andare oltre. Tra l'altro, non ricordo però. Ok, qui non c'è. Ok. Mettiamo. Ah no, ma io non volevo mettere la torcia qua, dovevo mettere. Ah no, sì, è giusto. 1, 2, qua. E guardiamo, ho finito le torce. Niente. Non ricordo se avevo bisogno di, se avevamo bisogno di altri minerali, forse no, Mithril no, forse del mese che abbiamo poco.
Non ho più torce, effettivamente. Allora, craftiamoci delle torce. Da quanto è che non craftavamo delle torce? Una vita, ragazzi. Allora, 20 torce per un po' ci basteranno. Questo è un episodio un po' più mineraiolo, ma era un bel po' che non andavamo in miniera, quindi ci può stare, dai. Abbiamo costruito, abbiamo fatto, abbiamo craftato. Non abbiamo craftato niente. Abbiamo costruito degli ultimi tipo 10.000 episodi. Allora, il diamante assente. Assente. Diamanti! Diamanti, ragazzi! 1, 2, 3, toglimi. Toglimi sta torcia. Ok, così possiamo andare. 1, 2. Eccolo già qua! 3, 4, 5. Adesso c'è altri? No, basta. Però ne abbiamo trovati 5 in totale, sì. Che è un'ottima cosa. Allora, qua quindi. Oh, anche di qua ce n'è? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oddio, i diamanti! Santa miseria, quanti diamanti! Questo cos'è? Allora, questo è oro, l'altro era mese, stupido, è la texture nuova del mese. Da quanto tempo è che non minavo? Da quanto tempo è che non minavo, scavavo, polverizzavo rocce? Oh, santi, un po' di copper può essere utile, effettivamente. Non ce n'è più. Adesso quanti diamanti abbiamo? 13, ottimo bottino. Ottimo bottino. Allora adesso facciamo due passetti, quindi qua. E vediamo se per caso non c'è niente. 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 Diamanti! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dove sono? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ce ne altre? No. Vediamo se c'è qualcosa di interessante a prendere. Questo cos'è? Silver. Cos'è che dovevo fare per vedere cosa mi sta indicando? No, non era fog, non era chat. F5. Ah, è Chromium. Chromium mi serve, sì. Questo anche è Chromium. No, è tin. Tin è sempre. C'è sempre troppa di tin rispetto a quello che serve. Un po' di ferro. Ah, prima ho detto copper, ma era ferro. Cioè, no, ragazzi, cioè, proprio non ci sto con la testa. Un po' di ferro può servire, dai. In realtà credo che ne abbiamo 40 quintali di ferro, ma già che ci siamo, dai, raccogliamo un po' di minerali, non buttiamo tutto il vento. Cos'è qua? Ferro. Altro ferro quassù e andiamo a fare altri passi più avanti. Tanto da poco il prospector ci lascia e anche il mining drill. Niente, niente. Niente, niente. Niente, niente. Niente, niente. Finisco le torce prima, forse. Niente. Oh, non troviamo più un cavolo di niente. Forse sarebbe stato più utile fare un giro per il mese, perché forse di mese non ne abbiamo tanto. Oh, ma c'è più un Kaiser di diamanti, abbiamo trovato tutti quei diamanti fino adesso, adesso non ne vengono più. Niente. Oh, niente, mi sa che non ne troviamo più sto giro. Fine delle torce. E niente, torniamo su allora. Sto giro usiamo il trucchetto della speedrun, va? Ok. Anche perché se no tornare di tutto quel tempo ci si annoia soltanto. Allora, mettiamo un po' di roba qua a fandosi. Chiudi sta roba.
Allora, qua ho da ricaricare il prospector, punto 1, poi ho da grindare, no furnace, grinder, mettiamo grindare iron, tin, no tin posso anche buttare. Silver surfer, sì. Il silver serve. Mannaggia, è uno scioglilingua, cos'è sta roba? Il silicone. Silver Surfer, Fantastici 4 contro Silver Surfer, l'ho visto anche, ma era uscito tipo milioni di anni fa quel film. È uno dei pochi film che io abbia mai visto. Non sono uno che guarda tanti film, effettivamente. No, cosa volevo fare? Ah, volevo mettere a posto qua, vedere se... No, ok, era diamanti che avevamo pochi, perché ne abbiamo consumati un po' per gli ultimi oggetti, ma mese ne abbiamo 97, quindi un po' ne abbiamo. Ok, se dovessimo fare una farm intensiva di alberi, forse non ce n'è abbastanza. Però altrimenti ce n'è. Non so neanche se abbiamo un facsimile per andare a prendere del mese in giro, però boh. Allora, granito, le granite, marmo, dirt la tengo, qua tengo un po' di cobblestone, ma magari anche mezzo stack, non uno intero. Il picconauser di scorta posso metterlo nell'inventario, nello zaino. Là si starà fando il zinco, il goldo. Vado a depositare un po' di pietra sopra. Oh, c'è sempre da fare qua su Mindtest. Cioè, ma mi piacciono proprio quelle betulle, che poi non sono delle betulle, sono dei... Non mi ricordo. Ma non sono betulle. La traduzione almeno non dice betulle, perché betulle sono birch, le birce, le birce, le birch. E quindi quelle non lo sono, ma sono qualcosa di simile. No, cosa sto facendo? Non capisco più niente, ragazzi. Non giocare a Mindtest mi fa male. Dovete farmi giocare a Mindtest più spesso. Ma dov'è che ho tutta la gravel? Forse avevo uno zaino di gravel, forse. Sì, per quando mi serve per coprire lava, vale varie. Iron, chromium, silver, copper. Ok. Un po' di coal ci sta sempre. Questo ha finito di fandosi, sì. Anche quello, quindi mettiamo due chromium che ci sta sempre bene. Lui lo rimettiamo nello zainetto. No, non lui. Lui lo mettiamo nello zainetto. Quello ha finito. Questo lo mettiamo a caricare. Vediamo se arriva un po' di energia da sotto perché forse si sta esaurendo un po' il mais. Dovremmo fare un salto poi magari a vedere tutto. Comunque, copper non ne abbiamo trovato poi così tanto. Dopo tutti questi episodi ancora non ho capito qual è la cesta da aprire. Allora, un po' di zinco. Beh, ne avevamo già abbastanza di zinco. Oro? No, oro ne abbiamo, ok. Ce n'è. Ma no, non siamo messi qui così male di minerali. Più che altro è il mese e i diamanti che potremmo incrementare un pochettino. Da quanto sto registrando, tra l'altro, fammi vedere un attimo. 18 minuti e 32. Allora direi che possiamo anche quasi concludere l'episodio. Magari... Cos'è? C'è di nuovo il cellulare che suona. Porca di una miseria, perché non stacco il cellulare? Perché non lo butto dalla finestra? No, cosa potremmo fare però? Potremmo fare un Kaiser, perché in 2 minuti non fai un Kaiser. Cioè, se mi metto a fare qualcosa non finiamo più. Che commentatore video potrebbe anche essere contento del discorso, però poi non riesco più a editarlo, non riesco più a caricarlo, quindi non arriva più sto video, non lo vedrete più mai proprio. Dovrei fare questo, ok, ma non è il momento in cui lo farò perché lo farò tra un attimo off camera. Quindi il prossimo lavoro mi sa che sarà la farm di alberi proprio. Fare una zona per la farm di alberi in cui facciamo, che cosa facciamo? Pino, direi. Forse pino e aspen. Pine e aspen. Ok, non si entra di qua dal giardinetto, ma non importa. Noi siamo un po' frufru. Perché i meli sono storpi, vero? Sì, i meli sono storpi, le acacie sono anche storpie e gli alberi della giungla sono anche storpi. Gli unici che sono utilizzabili sono gli aspen e i pini, ora come ora.
Se si vuole sfruttare il block breaker come metodo di farming, diciamo. Perché forse si potrebbe usare la chainsaw. Solo che il casino è che quella è da andare con energia elettrica. Come parlo? Quella funziona tramite l'utilizzo di energia elettrica. Quindi è un po' un casino. Nel senso che sì, no, devo ancora spostare tutto, dico. Ma perché più che altro ho paura che se sposto gli affari devo poi riscrivere poi ci penso. Sì, poi ci penso. Poi ci penso, poi ci penso. E niente, io direi che a questo punto forse conviene chiudere l'episodio qui perché potrei effettivamente farmi delle torce e questa è la parte che... 10.000 visualizzazioni solo per Mazzetes che fa torce. Mazzetes fa torce. Il potere delle torce. Dammi uno stack di torce almeno, dai. Yes, ottimo. Sono avanzati anche un po' di stick e un po' di coal. Ottimo. Tra l'altro, qua ho fatto questa scalinata. Spero che vi piaccia. A me non dispiaceva l'idea di avere un accesso così laterale. Perché sennò di solito ci lanciavamo sempre di qua. Poi credo che lo farò lo stesso. È quello di fare. 360 ed entrare là nel giardinetto delle bacche delle capre. Questa qua è buggata, proprio non capisco cosa. Se io lo tolgo la rimetto, me ne ha dati due. Te pareva? Non lo voglio l'altro, ma vorrei che lui si aggiornasse più che altro. Forse perché non tengo mai in testa abbastanza aperto da sistemare quello da far diventare l'altra mossa di storia. Vabbè, comunque. Sto dicendo tante cose, ma non sto facendo niente, quindi io vi saluto. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti! E buona giornata, buon sabato. Sempre se esce sabato.